secondo te non c'è stato, almeno secondo me, allora ti dico, c'è stato un errore di comunicazione iniziale, ovvero l'ambizione e il messaggio di dire dobbiamo salvarci. Forse sì, perché insomma, allora io dico questo, io credo che nel calcio delle elezioni debbano servire, no? Allora io dico, porca miseria, stiamo con i piedi per terra, no? Questo è il mio messaggio, che però nel confronto poi veniva fuori che era un messaggio di tutti, però poi dopo ogni tanto sfociava in qualche cos'altro, ma questo. Non lo so, forse per portare entusiasmo, forse io sono convinto che questa squadra possa fare di più della salvezza. Ma prima bisogna fare la salvezza, e per fare la salvezza bisogna stare con i piedi per terra, io credo. Poi dopo, magari mi sbaglio. Questo non vuol dire che sminuisco il valore di una squadra o il valore dei giocatori che ho a disposizione. Vuol dire che cerco, voglio provare a ottimizzarli tenendo sempre sulla corda un po' tutti, perché questo fa parte. Una cosa parlo in generale, tutti quanti, no? Dire allora stiamo svegli perché dobbiamo prima raggiungere un obiettivo, poi eventualmente pensiamo a quell'altro. Senta, il feeling aveva iniziato a logorarsi già con la famosa partita di San Siro col Milan. Sì, questo San Siro quest'anno non è stato di buon auspicio. Ma sì, perché? Perché io ho percepito per la verità che c'era qualcosa che non andava via, che non andava perché c'era una sorta di poi non ha una settimana con tre partite, ecco, quindi tre partite puoi anche pensare alla terza col Cesena. Obiettivamente sono contento di averci pensato per la verità, contento ovviamente per il Parma adesso perché comunque però credo che insomma ci fosse qualcosa che per quello che sollecitavo, volevo sollecitare alla luce di quello sfogo del Presidente. Devo sollecitare questo incontro, questo discorso a quattro, no? Giocatori, direttore, presidente, d'accordo. Questo era da fare, perché così ci sfogavamo tutti e magari si riusciva a riprendere la situazione. Invece non è andata così. Beh, il fatto che questo incontro fosse stato a 3 e non a 4 non ti aveva già fatto capire Insomma, che, cioè, probabilmente ho capito anche quando dopo sono partita andato a era Roma già da stato. solo, cioè, ho capito anche quando sono andato a Roma da solo che probabilmente ha già deciso tutto, insomma, fa parte quello che è successo. Ora non faccio per rimangare un po' tutto perché non ha più senso, no? Però adesso lo dico con serenità, con pacatezza, l'avessi detto il giorno dopo, probabilmente sarei qui a dire anche cose che non dovrei dire. Quindi. Non mi sembra che possa essere andato oltre il limite, no? Ho puntualizzato credo qualche cosa, perché è giusto puntualizzare, perché ognuno ha la sua dignità, il suo modo di affrontare le cose. Quindi, ho fatto volentieri questo incontro proprio per chiarire due o tre cose senza voler affondare o mettere il dito in chissà quale piaga particolare. Quindi io, se sono stato esonerato, evidentemente posso avere sbagliato qualcosa, ma insieme, diciamo insieme. Un'ultima cosa, è stato letto, diciamo così, questo suo contatto con il presidente nell'immediato di San Siro come un momento di debolezza suo. Vogliamo. No, io veramente ho preso, non è vero, io ho preso il telefono, che arriva Leonardi, stava parlando con il presidente, ho detto mi passi il presidente, ho chiesto di avere un incontro per poter chiarire le cose perché la squadra ho dei problemi, abbiamo dei problemi tutti fra di noi e con la squadra. E il presidente mi ha detto per queste cose c'è il direttore, allora ho detto va bene, allora parliamo con il direttore e poi le farò sapere. Però non c'è stato il tempo di far sapere niente perché è finito di tutto, quindi Altre telefonate da allora è andata così. No, adesso col con il presidente presidente? no, ho parlato con Leonardo varie volte. Leonardo mi ha comunicato le zone. Via telefono o via SMS? Perché c'erano delle strane voci. Via telefono. Sono altre cose? Tutto a posto? Va bene.
lasciate. No, grazie a voi.